Anche quest'anno Fano diventa centro di sperimentazione e studio di quel rapporto osmotico che caratterizzò l'unione di Luigi Pirandello e Ruggero Ruggeri. Dopo circa 70 anni dalla sua scomparsa, la figura di Ruggeri riecheggia vivida e molto attuale, tanto da confermare per il terzo anno consecutivo il meeting organizzato alla Rocca Malatestiana la scorsa settimana, uno degli appuntamenti più attesi e ricchi di contenuti attorno ad una delle più importanti figure nello scenario artistico e intellettuale del Novecento. Fano tenta di rivitalizzare da una parte e anche di rivivere quello che è il senso del teatro di Ruggeri e di Pirandello. Enrico IV è il centro proprio di questo meeting che questa mattina alla Rocca Malatestiana ha visto l'incontro di performer, l'incontro di videoartisti, l'incontro di attori, l'incontro di chi vive sostanzialmente quello che è il senso dell'arte, cinema, teatro, arti figurative e soprattutto quello che è la produzione vista con gli occhi delle nuove generazioni. È il senso del festival, cioè il rapporto follia e pazzia. È difficile distinguere le due cose, uno dal punto di vista della malattia psichiatrica, dall'altro invece è qualcosa che riguarda la società, quello che viene considerato il folle, il creativo, ed è questa la bellezza di un meeting che cerca sempre di più di trovare attraverso le fonti storiche quelle che sono le rigenerazioni. I giovani che vedono tutte queste produzioni che appunto il festival ha fatto fin dal 1922 con la grande azione di dare la possibilità ai giovani di emergere nel campo della recitazione, quindi under 30, giovani che oggi sono qui ritornati alla Rocca Malatestiana con la possibilità di pensare che un domani ci sia un'altra tappa, ma la bellezza appunto di questa operazione è il fatto che dà la possibilità anche agli artisti di intervenire sul piano pittorico, sul piano performativo. È per questo che diamo spazio a questa iniziativa e coloro che hanno portato avanti questo progetto, in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio, la BCC di Fano, il Comune di Fano, la Regione Marche e l'Accademia delle Belle Arti di Urbino, coloro che hanno portato avanti questo progetto, penso che abbiano avuto la soddisfazione di vedere che è vivo, che non solo guarda alla matrice storica del Novecento, ma soprattutto è formalmente individuata una meta, quella di dare la possibilità ai giovani di avere una potenziale produzione di teatro proprio qui a Fano, dove appunto è nato Ruggero Ruggeri, l'attore ideale di Pirandello. È proprio la presenza fisica, credo, che dia la prova tangibile che la Fondazione è vicino a progetti di questo tipo. È il terzo anno che noi sosteniamo Ruggero Ruggeri e Pirandello, peraltro una compiata vincente, sono altro nei miei ricordi da ragazzo, quando tutti mi dicevano che era fanese la voce del Padre Eterno che parlava a Don Camillo, voglio dire, quindi per ricordare proprio delle piccolissime cose a cui ogni fanese tiene. Il sostegno che la Fondazione, del cui consiglio io faccio parte, a queste iniziative lo darà sicuramente sempre. E oggi era quasi percettibile anche la voce quasi nasale di Ruggero Ruggeri, sì, ma ancora vivida nei nostri ricordi. Sì, no, è vero, e quindi c'è una forma di emotività ancora maggiore. Voglio ricordare che comunque la Fondazione, nel suo palazzo Bracci Pagani, ha all'interno la stanza dove è nato proprio Ruggero Ruggeri.